È ormai celebre come l'ipermercato fantasma di Ponticelli, il supermercato della catena Auchan nella zona est di Napoli, chiuso a causa della crisi, ma che al suo interno conserva ancora decine di tonnellate di generi alimentari già scaduti o dalla scadenza imminente. L'ipermercato è stato chiuso circa 2 mesi fa licenziando 138 dipendenti che ora non permettono a nessuno l'ingresso nel supermercato per svuotare gli scaffali ancora zeppi di derrate alimentari. I lunghi tempi dell'avvertenza tra lavoratori, sindacati e proprietari rischiano quindi di far diventare spazzatura tonnellate di merci conservate sugli scaffali dell'ipermercato fantasma, parte delle quali è già stata data ai cassonetti nei giorni scorsi. Sulla vicenda interverrà il Ministero dello Sviluppo Economico, che riceverà i sindacati a Roma la prossima settimana.